diciamo, nella persuasione, nella seduzione in generale, abbiamo visto la volta scorsa che è molto importante creare uno stato di fiducia, perché più l'altra persona si fida di noi, più sarà disponibile ad accettare, ad esempio, di comprare un prodotto da noi se siamo venditori. Ricordiamo che la persuasione, che cosa vuol dire in inglese? Ricordiamo che la persuasione, in inglese, cosa vuol dire? Ricordiamo che la persuasione è un sistema di fondamentalmente che serve per creare fiducia e quindi noi possiamo utilizzare delle strategie che sono le stesse strategie, quindi per persuadere, per sedurre, che utilizzano ad esempio i mentalisti, che utilizzano ad esempio i medium in alcuni casi, insomma. E sono due tipologie di strategie che possono essere usate sia nella seduzione, ma anche nella vendita, nella persuasione, che si chiamano cold reading e hot reading. Sono forme di lettura della mente, lettura a freddo e lettura a caldo. Come funzionano? Quali sono i principi di fondo di queste tecniche? Allora, diciamo questo, che noi dobbiamo cercare di capire quali sono le cose che pensa l'altra persona, quali sono le cose che questa persona vive nella sua vita, quali sono i suoi valori, quali sono le cose fondamentali, in modo tale che noi possiamo elicitare queste cose e l'altra persona ci percepirà come simili, ci percepirà come una persona in grado di comprenderla profondamente, andrà a recepire una grande empatia nei nostri confronti. Salutiamo anche Leonora. Per cui vi sono diverse strategie che possiamo utilizzare. Una di queste è quando dobbiamo interagire con una persona, è quella che viene chiamata Barmon Statement. Che cos'è il Barmon Statement? È diciamo una serie di frasi che vengono strutturate appositamente che vanno bene per tutti. Ci sono stati diversi studi da questo punto di vista, a partire dagli anni 40, dove sono state fatte leggere queste frasi a degli studenti, per capire se si identificavano meno con la loro personalità, fondamentalmente. Un saluto anche a Chris. Queste frasi erano frasi generiche che adesso andremo a vedere, però nelle quali statisticamente la maggior parte delle persone si identifica. E questi studenti, pur essendo tra loro dei gruppi eterogenei molto diversi, si sono identificati in quelle frasi, si sono identificati e hanno creduto che chi avesse espresso queste frasi li conoscesse profondamente. In realtà erano dei perfetti sconosciuti ed erano anche molto diversi da loro. Quindi questo è uno dei modi che vi avevo detto la volta scorsa, un saluto a Christian, noi possiamo utilizzare per creare un rapporto profondo con la persona. Spesso possono utilizzarlo anche i narcisisti, magari lo fanno inconsapevolmente, però è un metodo molto potente per creare rapporto, perché, come dicevamo prima, nella persuasione, nella vendita, nella seduzione, è molto importante la fiducia dell'altra persona. Per cui se una persona capisce che noi, tra virgolette, lo conosciamo in profondità, questa persona tenderà a darci fiducia, tenderà a fidarsi anche poi di acquistare magari un prodotto nella vendita o nella seduzione, di accettare, diciamo, le nostre proposte. Quindi è molto importante. Quindi chi era Barmon? Barmon era come possiamo dire, era un impresario circense, del circo americano,
e faceva degli spettacoli che avevano tantissimo successo, perché ognuno si poteva, diciamo, trovare qualche cosa, quindi sembravano cuciti addosso alla persona, in realtà erano molto generici. Ma questa tecnica, questa strategia, che adesso andremo a vedere, il Barmouth Statements, in realtà è molto più antica. Se ci pensate bene, c'è un maestro in tutto questo, e questo maestro è Gesù. Gesù, ad esempio, parlava per metafore, Gesù parlava per parabole. Che cos'è la metafora? Che cos'è la parabola? È un racconto generico, diciamo, molto generico. Uscì il seminatore a seminare e buttò la semente. Parte della semente finì nei rovi e quindi i semi vennero, i semi che diedero origine ai loro frutti, ma questi vennero oscurati, vennero distrutti dai rovi. Parte della semente finì nel selciato, la beccarono gli uccellini, parte della semente finì nella ghiaia e quindi il terreno non era fertile. Parte della semente invece finì nel terreno fertile, lì diede i suoi frutti, dove 20, dove 40, dove 70. Ora, questa metafora, questa parabola, in questo caso è la parabola del seminatore, è un qualcosa che era valida 2000 anni fa, o quando la raccontò Gesù, ma è valida anche oggi. E noi possiamo raccontarla a qualunque persona, e qualunque persona si identificherà in questo, qualunque persona troverà, diciamo, crederà che noi stiamo parlando di lei. Ed è quello che fanno i medium, tra virgolette, incompetenti, le cartomante incompetenti, cioè ti leggono, fanno le cosiddette letture a freddo, quelle che vengono chiamate, ad esempio, cold reading. Quindi noi possiamo imparare ad utilizzarlo per creare rapport. Quindi la prima tecnica, la prima strategia è quella dell'effetto Bauman. Questo effetto Bauman venne studiato poi da psicologi che, ripeto, produssero queste frasi, diciamo, a diversi studenti, e questi studenti, ripeto, eterogenei tra loro, lì ritennero che queste frasi li descrivevano perfettamente. Allora, quali sono queste frasi? Ne vediamo alcune, però l'importante è capire il concetto, poi ci saranno altri concetti interessanti da questo punto di vista. L'importante è capire il concetto perché poi voi potete trovarvene delle vostre. Non è detto che bisogna duplicare esattamente le frasi di Bormann, possono essere, diciamo, ognuno se le può inventare. L'importante è l'abilità. Ovviamente non è facile, all'inizio si potranno prendere delle cantonate, non è sicuramente semplice, ma è possibile, diciamo, imparare, ed è possibile ottenere anche dei grandi risultati da questo punto di vista. Queste frasi di Bormann sono, ad esempio, ve ne dico alcune che sono interessanti. Ma guarda, ascoltandoti mi sono reso conto che tu sei una persona che ha molto bisogno che gli altri la apprezzino e la stimino, soprattutto le persone alle quali vuole bene. Questa è una frase che sembra specifica, ma in realtà è estremamente generica e diciamo che il 90% delle persone si identifica. Un'altra frase, guarda, mi sto rendendo conto che tu alcune volte sei un po' critico nei confronti di te stesso. Questa è un'altra frase, di quelle appunto che statisticamente va bene per tutti. Un'altra frase molto interessante alla quale l'altra persona, e questa è una frase paradossale, è una frase, diciamo,
è una frase che nessuno potrà mai contestare, è una frase che nessuno potrà mai contrastare per diversi motivi. Perché, ad esempio, è una frase inconscia, no? Perché l'altra persona potrebbe anche non saperla, la frase che andrò a dire adesso. Tu, secondo me, sei una persona che ha molte capacità inconsce, nascoste, inutilizzate, che non hai mai utilizzato a tuo vantaggio. Ora, se tu hai delle capacità inconsce, mi sto rendendo conto, conoscendoti, che tu hai molte capacità inconsce che non conosci, che non hai mai usato a tuo vantaggio nella tua vita per avere il successo che meriteresti. Questa è una frase alla quale nessuno può dire di no, perché gli stai dicendo che lui ha delle capacità che non conosce neanche, e quindi come fa a dire di no? Cioè, è una frase in cui sembra una frase molto molto precisa, ma in realtà è una frase che ti fa percepire come simile a questa persona, ma nessuno può contrastarla, nessuno può dire che questa frase non avviene, non è fatta, cioè che non è una frase adatta, insomma. Poi ci sono alcune cose, altre frasi, che poi andremo a vedere. Questa è già un'altra tecnica un po'. Sei una persona forte, secondo me, ma hai alcune debolezze nel tuo carattere, a cui vorresti porre rimedio. Ora, chi è che non ha qualche debolezza nel suo carattere? Chi è che non ha qualche debolezza nel suo carattere alle quali vuole porre rimedio? Quella che dice Christian va benissimo. Tu sei una donna che sa quello che vuole e non è disposta ad accontentarsi. È un'altra frase che va benissimo, ma è un'altra frase, quindi potete utilizzarle. Non importa se non le sa l'altro o se ne sa, l'importante è che dite delle frasi alle quali lui dice: cavolo, questo è vero. Cioè, perché crei praticamente una, come possiamo dire, una sintonia molto profonda con quella persona. Queste frasi hanno funzionato, sono state studiate da un punto di vista scientifico, cioè nel senso le hanno proposte a degli studenti completamente diversi tra loro, perché sono frasi che vanno bene per tutti, non importa chi le ascolti, insomma. Un'altra frase è questa: mi sto rendendo conto che ti è capitato qualche volta nella tua vita di essere stato troppo sincero con qualcuno che poi non è stato fedele nei tuoi confronti, non è stato sincero nei tuoi confronti. Tu gli hai dato troppo e lui si o lei, usa sempre così verso, si è approfittato di te. Anche questa è una frase specifica che sembra specifica. Ma vuoi che nella tua vita, diciamo, soprattutto se lo dice a una persona di una certa età, certo, lo dice magari a un ragazzino di 10 anni, no, ma se lo dice a una persona di 30, 40, 50 anni, vuoi che nella sua vita non gli sia capitato qualche volta di aver creduto una persona sincera che poi in realtà non si è rivelata tale nei suoi confronti, che lo ha in qualche modo tradito, ingannato, insomma. Ma che sia vero o no, le persone pensano, come dire, di essere. Chi di voi non pensa, ad esempio, facciamo un esempio, di essere stato ingannato una volta nella sua vita, di aver dato la fiducia nella sua vita alla persona sbagliata, di essersi fidato incautamente di qualcuno? Se c'è qualcuno che pensa questo, cioè, può esserci, cioè, ma è veramente un evento raro. Diciamo che queste frasi funzionano al 90% dei casi, alcune di più, altre di meno. Però, diciamo, statisticamente hanno
hanno delle caratteristiche. Poi adesso andremo a vederne anche altre molto interessanti che utilizzano proprio delle caratteristiche come funziona il nostro cervello. Poi possiamo utilizzarne delle altre, possiamo utilizzare delle altre. Quello che sta dicendo Christian è già, sei un uomo a volte molto duro, ma sotto sotto si vede che ha un grande cuore. Questo è un'altra cosa interessante, ma è una tecnica ancora diversa che poi andremo a vedere. Per adesso focalizziamoci sulle queste tecniche, che sono delle strategie generiche, ad esempio possono anche sfruttare i bisogni delle persone. Ad esempio puoi dire: guarda, ho la sensazione che tu sei una persona che nella vita va alla ricerca della sicurezza. Trovatemi uno che non va alla ricerca della sicurezza nella sua vita. Ecco, sono tutte frasi che voi potete diciamo utilizzare, servono, l'obiettivo è quello di creare rapporto, di creare un rapporto empatico positivo, in modo tale che la persona si senta apprezzata, compresa.